Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Femminicidi in Consiglio regionale, un minuto di rumore per Giulia Cecchettin. Variazione di bilancio, in aula la discussione sull'avanzo e sulla destinazione dei fondi alle zone alluvionate. Un minuto di rumore per ricordare Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal fidanzato nei giorni scorsi, e per le altre donne vittime di femminicidio. Si è aperta così l'ultima seduta del Consiglio regionale. In vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, inoltre al centro dell'aula un paio di scarpe rosse, simbolo della ricorrenza del 25 novembre, adagiate sopra la bandiera con il Pegaso. Oggi, come avete visto, essendo il Consiglio in vicinanza del 25 novembre, abbiamo simbolicamente un paio di scarpette rosse dentro l'aula. La violenza sulle donne, la violenza domestica, è sicuramente un fenomeno ancora troppo largo, anche se abbiamo proposte di legge. Obiettivamente il problema è un problema culturale, di informazione, di preparazione alle nuove generazioni femminili, ma direi non solo femminili. Io credo che dovremmo ripartire anche da una cultura sul genere maschile, il genere maschile che deve ritrovare un suo ruolo, deve abituarsi a una compagna che è diversa da quella di un tempo. Quindi il problema è un problema obiettivamente culturale. Io, nella mia esperienza, essendo un medico di pronto soccorso, sono stata spesso a contatto di quelli che sono i maltrattamenti domestici. Ho fatto parte del Codice Rosa, venendo dalla provincia di Grosseto, quello è stato il primo nucleo del Codice Rosa, che poi si è ampliato e che è stato esportato come modello in tutto il mondo. Io ho conosciuto donne che per un pugno hanno avuto la mandibola rotta, donne che per uno strattone hanno avuto il polso rotto, e devo dire la verità che molto spesso, specie se si parla di località più piccole, magari più che l'abuso, e per fortuna più che il femminicidio, quello che succede più frequentemente è il maltrattamento. E oserei dire che il problema comincia da lì. Quindi intanto riconosciamo i segni di chi sta accanto a noi. E quando un uomo si accorge di avere una rabbia intensa verso quella che è la propria compagna e le sue abitudini, deve sapere che ci sono dei centri per gli uomini maltrattanti. Io penso che indubbiamente siamo di fronte a un tema che è assolutamente legato alla cultura di oggi. Ci sono diversi ambiti, secondo me, dove si forma quella che è la cultura del rispetto, anche nei confronti delle figure femminili. La famiglia sicuramente è un caposaldo su cui oggi, onestamente, quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato, ho qualche dubbio, perché molto spesso quella famiglia arcaica, quella famiglia che rappresentava dei valori, delle tradizioni, che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato, un tempo rappresentava forse un nucleo di valori, un nucleo di principi che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare, anziché andare a trovare un capro espiatorio, ripeto, non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e certi punti di riferimento. È chiaro che in un contesto in cui tutto quanto è stato relativizzato, compreso la possibilità oggi di un adolescente di dichiararsi uomo o donna a seconda della sua sensibilità del giorno, viviamo in un mondo in cui purtroppo anche la violenza nei confronti di una ragazza, una violenza che si è manifestata in modo brutale, di un giovane del quale potremmo indagare all'infinito le motivazioni, ma non riusciremo mai a comprenderle fino in fondo se non guardandoci davvero intorno, interrogandoci tutti, anche come genitori e anche nel momento in cui i nostri ragazzi, i nostri bambini vanno a scuola, su ciò che noi riusciamo a trasmettere loro, perché questa è la nostra vera sfida, una sfida culturale, una sfida familiare, una sfida di recupero dei valori complessivi. Al posto del minuto di silenzio che era stato richiesto dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, il vicepresidente Stefano Scaramelli, raccogliendo la puntualizzazione del capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli, ha proposto all'Aula di manifestare un minuto di rumore, così come chiesto dalla sorella di Giulia Cecchettin. Ho chiesto un minuto di raccoglimento dopo aver letto una delle frasi che è stata letta dalla sorella di Giulia Cecchin, e che parla del patriarcato.
perché è una riflessione che ciascuno di noi può e deve fare. Perché ci possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene, ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge e nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini, ma vale per tutti quanti, il rispetto del prossimo. Il femminicidio è un delitto orribile perché è contrario all'umanità. E soprattutto la cosa più terribile è che è il frutto malato di una società che non, come è stato detto, non vede e non deve vedere in queste persone dei mostri, delle persone che sono isolate, che quindi in qualche modo vanno contenute. Perché lo ripeto ancora, ciò che avviene, lo stalking, i maltrattamenti delle donne, è il frutto malato di una società che non riesce a considerare le due metà del cielo equidistanti e soprattutto alla pari. Quindi dobbiamo fare uno sforzo ciascuno di noi come istituzioni, ma anche come singoli. Questo spero che sia il messaggio che riesca a parlare e soprattutto che ogni femminicidio che accade, fosse anche uno, è sempre troppo, è sempre una sconfitta dell'intera società, uomini e donne. Un gesto significativo che vuole tenere accanto a noi Giulia e non solo, tutte le donne che subiscono una violenza. Le scarpe rosse al centro dell'aula, l'illuminazione del palazzo di colore rosso sono dei segnali che noi annualmente facciamo nella settimana che ci porta al 25 di novembre. Quest'anno un significato particolare, motivo per il quale il Consiglio regionale ha voluto urlare, non stare in silenzio e manifestare la propria contrarietà e manifestare tutta la propria vicinanza a tutte le donne. Per questo siamo stati impegnati nel ricordare accanto a noi e tenere quella sedia accanto a noi, come se oggi Giulia fosse presente nel nostro Consiglio regionale. È compito delle istituzioni, di ciascuno di noi in termini privati, ma anche come istituzioni ovviamente fare sempre qualcosa di più, a noi il compito anche di legiferare, quindi una responsabilità maggiore per cercare di mettere nelle condizioni ovviamente di migliorare la qualità della vita delle persone, ovviamente contrastare la violenza di genere, ma soprattutto ogni atto di violenza, avere il coraggio di denunciare, essere una istituzione che mediante le proprie organizzazioni può e deve essere sempre più vicino alle persone, soprattutto quelle in difficoltà. Via libera dall'aula all'ottava variazione del bilancio di previsione finanziaria del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025. 22 i voti favorevoli, Partito Democratico e Italia Viva, 2 i voti contrari del Movimento 5 Stelle e Forza Italia e 5 astenuti di Fratelli d'Italia. La delibera registra un avanzo di 1.700.000 euro, di cui 1.300.000 in conto capitale e 400.000 di spesa corrente. Avanzo che è stato oggetto di 2 ordini del giorno presentati dal consigliere di Forza Italia Marco Stella, segretario questore dell'ufficio di presidenza, dichiarati inammissibili dal vicepresidente Stefano Scaramelli. Il dibattito si è sviluppato intorno alla richiesta di destinare l'intera cifra derivante dall'avanzo a beneficio delle imprese e delle famiglie toscane colpite dall'alluvione. Intanto mi faccia dire che colgo oggi un fatto del tutto politico, cioè che la maggioranza fugge dalle discussioni. È un elemento di novità, prendo atto che il presidente Scaramelli ha scelto, cosa che non potrebbe fare, dicendo che il regolamento gli consente di non accogliere il mio ordine del giorno, cosa non vera, quindi io farò ricorso al Collegio di Garanzia regionale. Sono convinto che l'emendamento, che i 2 ordini del giorno potevano essere accolti, e quindi prendo atto che la maggioranza non vuole discutere di un tema per noi fondamentale: dove andrà l'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale. Abbiamo un tesoretto da 1.700.000 euro per Forza Italia. Unica forza politica ha sostenuto questa tesi in Consiglio regionale. Quell'avanzo di amministrazione deve andare completamente alle famiglie, alle imprese, a coloro che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 2 di novembre. È stato per la nostra regione un disastro, un tessuto economico in crisi, 4 miliardi di danni, ancora molte famiglie fuori casa, ci sono famiglie che non hanno più niente. Noi diciamo quel tesoretto lì deve andare agli alluvionati. Il centro-sinistra ci continua a dire no, di quel tesoretto lì soltanto 1.000.000, 1.200.000 deve andare agli alluvionati e 400.000 euro devono andare per la ricorrenza degli 80 anni della liberazione dal nazifascismo. Noi pensiamo che quella ricorrenza lì, per quanto riguarda Forza Italia, per quanto riguarda il sottoscritto, che ha sempre partecipato al 25 aprile, all'8 d'agosto, alle liberazioni, a tutte le liberazioni, che è andata a Sant'Anna di Stazzema, sia essenziale ricordarlo.
Ma questo è un momento difficile, è un momento dove le imprese hanno perso tutto, 4 miliardi di euro di danni in Toscana e noi si mette 500.000 su una ricorrenza che seppur importante, ma che in questo momento, per quanto ci riguarda, doveva essere, come dire, considerata in maniera diversa. Ma dispiace aver ascoltato un intervento tanto demagogico su una questione seria e che attiene ai danni dell'alluvione e la sofferenza delle persone. Oggi non era in votazione la destinazione di quell'avanzo di 1.700.000, ma era in votazione l'accertamento dell'avanzo e la destinazione, così come previsto da parametri di legge, di 1.300.000 per spese di investimento e 400.000 euro per quanto riguarda spese correnti. Ora spetterà all'Ufficio di Presidenza decidere come destinare questo avanzo di amministrazione. Se tutti avessero votato come ha fatto il gruppo di Forza Italia, vale a dire contrario alla variazione di bilancio, neanche un euro di quell'avanzo domani potrebbe essere destinato ai danni dell'alluvione. Neanche le altre opposizioni hanno seguito il gruppo di Forza Italia perché hanno avuto il pudore o di astenersi o di non partecipare al voto. Quindi rivendichiamo con forza il fatto concreto che l'Ufficio di Presidenza potrà discutere come destinare queste risorse e ovviamente moltissime di queste a risarcire i danni dell'alluvione grazie al voto della sola maggioranza. La variazione in questo momento prevede la semplice allocazione delle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione 2022 su un cosiddetto fondo leggi di parte corrente e di parte in conto capitale. La priorità che l'Ufficio di Presidenza si è data è quella di offrire un proprio contributo consistente a favore delle comunità colpite dall'alluvione. Ne studieremo poi insieme le modalità, ma certamente questa rappresenta una priorità per tutti. Ci dispiace che qualcuno abbia preferito strumentalizzare questo passaggio facendo passare un messaggio assolutamente non vero, cioè quello che non fosse una priorità per tutto l'Ufficio di Presidenza. Fare questa variazione vuol dire esattamente poter spendere soldi nella finalità e nella modalità che ho detto. Votare contro questo atto vuol dire non mettere le risorse a disposizione. Noi fin dal primo giorno, fin dal 3 di novembre, abbiamo sempre detto che saremmo stati collaborativi e avremmo cercato di affrontare il tema alluvioni e successivamente ristori agli alluvionati senza mai farne una battaglia politica o una battaglia di demagogia. Quindi anche questa volta abbiamo voluto approfondire, trovare nelle pieghe di questa variazione di bilancio la possibilità di dare qualche ristoro agli alluvionati. Mi spiego. Il Presidente Giani ha motivato il fatto che questa variazione di bilancio non preveda nemmeno un centesimo alle vittime dell'alluvione del 2 e 3 di novembre, dicendo che questa variazione di bilancio va di fatto a prevedere quei soldi che la Regione Toscana potrebbe spendere da domani fino al 31 di dicembre, perché poi con il nuovo anno arriva il nuovo bilancio. Quindi, in questo mese è inutile destinare qualcosa agli alluvionati perché poi la grande manovra la faremo con il bilancio di gennaio. Noi invece pensiamo che, visto che le risorse ci sono, perché questa variazione di bilancio destina 6.500.000 circa a rimpinguare il fondo di garanzia regionale e 12.500.000 a iniziative culturali più o meno urgenti. Quindi noi abbiamo valutato che tra i soldi destinati a rimpinguare il fondo di garanzia e quelli destinati a iniziative culturali più o meno urgenti, ve ne possa essere una cifra, una parte, utile per poter creare un fondo già spendibile tra domani e il 31 di dicembre. Cominciamo col fare un po' di chiarezza sulle cifre. Quest'anno il bilancio del Consiglio regionale avrà un avanzo di 1.700.000 euro. Questo avanzo, a seguito di questa variazione di bilancio, l'ottava, quest'anno ci siamo anche contenuti con il numero delle variazioni del bilancio, vedrà 1.300.000 euro per la parte in conto capitale, 400.000 euro in spesa corrente. Queste sono le due voci.
Quindi un provvedimento di natura sostanzialmente tecnica per determinare prima che scadessero i termini come poter avere le cifre precise delle due parti. Si sottintende ovviamente la questione di come destinare l'avanzo ed è per questo che noi siamo ancora in attesa, perché è vero che dobbiamo assolutamente ricordare le stragi nazifasciste dando adeguate risorse, ma oggi ci viene nel cuore l'esigenza della priorità delle spese per gli alluvionati. Quello che ha subito la Regione Toscana merita una risposta immediata. Quindi per il momento ci siamo collocati in una posizione di attesa per vedere cosa concretamente si potrà fare nelle prossime settimane negli uffici di presidenza. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.